Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni di una volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue braccia, sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua materna mano, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire mai dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 1, capitoli 67 e 68. Ricordo che seguitando a domandare la crocifissione, trasportandomi Gesù fuori di me stessa, mi portava nei luoghi santi di Gerusalemme, dove nostro Signore patì la sua dolorosa passione. E là incontrammo molte croci. Il mio diletto Gesù mi diceva: «Se tu sapessi che bene contiene in sé la croce, come rende l'anima preziosa, che gemma di inestimabile valore acquista chi ha il bene di possedere le sofferenze. Basta dirti solamente che venendo sulla terra non scelsi le ricchezze e i piaceri, ma mi ebbi a care ed intime sorelle la croce, la povertà, le sofferenze, ignominie». Mentre così diceva, mostravo un tale gusto, una gioia del patire, che quelle parole mi passavano il cuore come tanti dardi infuocati, a parte, tanto che mi sentivo venire meno la vita se il Signore non mi concedesse il patire. E con quanta voce e forza tenevo, non facevo altro che dirgli: «Sposo Santo, dammi il patire, dammi le croci. Da questo solo conoscerò che mi amate, se mi contentate con le croci e con i patimenti».
E così prendevo una di quelle croci più grandi che vedevo, mi mettevo sopra e pregavo Gesù che mi venisse a crocifiggermi. E lui si compiaceva di prendere la mia mano ed incominciava a trapassarla col chiodo. D'intanto in tanto il benedetto Gesù mi domandava: Che? Ti duole assai? Vuoi che non continuo? Ed io: No, no, diletto mio, continuate, mi duole sì, ma sono contenta. Ed avevo tale timore che non compisse di crocifiggermi che non facevo altro che dirgli: Fate presto, Gesù, fate presto, non la prendete per le lunghe. Ma quando si giungeva a inchiodarmi l'altra mano, le braccia della croce si trovavano corte, mentre prima mi parevano bastanti per poter ciò fare. Chi può dire quanto lasciavo mortificata? Questo si ripeteva molte volte, delle volte si trovavano le braccia. E delle volte, se si trovavano le braccia, non si trovava la lunghezza della croce per poter distendere i piedi. In una parola ci doveva mancare una cosa per non potersi compiere la crocifissione. Chi può dire l'amarezza dell'animo mio? E i lamenti che facevo con nostro Signore, perché non mi concedeva il vero patire. Gli dicevo: Diletto mio, qui tutto finisce in burla. Mi dicevi di dovermi portare nel cielo, e poi di nuovo mi facevi ritornare sulla terra. Mi dici di dovermi crocifiggere, e mai veniamo alla completa crocifissione. E Gesù di nuovo mi prometteva di dovermi crocifiggere. Una mattina, era il giorno dell'esaltazione della Santa Croce, il mio dolce Gesù mi trasportò nei luoghi santi. E prima mi disse tante cose della virtù della croce, non ricordo tutto, appena qualche cosa. Diletta mia, vuoi tu essere bella? La croce ti darà i lineamenti più belli che trovarsi possa nel cielo e nella terra, tanto da innamorare il Dio che contiene in sé tutte le bellezze. Continuava Gesù, vuoi tu essere ripiena di immense ricchezze non per breve tempo, ma per tutta l'eternità? Ebbene, la croce ti somministrerà tutte le specie di ricchezze, dai centesimi più piccoli, quali sono le piccole croci, alle somme più grandi, quali sono le croci più pesanti. Eppure gli uomini sono tanto avidi per guadagnare un soldo temporale che dovranno presto lasciare, e nessun pensiero si danno per acquistare un centesimo eterno. E quando io, avendo compassione di loro, vedendo la loro spensieratezza per tutto ciò che riguarda l'eterno, benignamente gliene porgo l'occasione, invece di averlo a caro, si indignano e mi offendono. Che pazzia umana! Pare che la capiscono al rovescio. Diletta mia, nella croce ci sono tutti i trionfi, tutte le vittorie e i più grandi acquisti. Per te non devi avere altra mira che la croce, e questa ti basterà per tutto. Quest'oggi voglio contentarti, quella croce che finora non bastava per poterti stendere completamente e crocifiggerti. È la croce che tu finora hai portato. Quindi, dovendoti completamente crocifiggerti, hai bisogno che nuove croci faccia scendere sopra di te. Onde quella croce che finora hai trovato me la porterò nel cielo, per mostrarla come pegno del tuo amore a tutta la corte celeste. E un'altra più grande dal cielo ne farò scendere per poter soddisfare le mie ardenti brame che ho sopra di te. Mentre ciò Gesù diceva, si presentò quella croce vista da me le altre volte. Io la presi e mi distesi sopra. Mentre stavo così si aprì il cielo e vi scese l'Evangelista San Giovanni e portava la croce che Gesù mi aveva indicato, la Regina Madre e molti angeli. Quando giunsero a me vicino, mi tolsero da sopra quella croce e mi misero sopra di quella che mi avevano portata, molto più grande. Un angelo poi prese quella croce di prima e se la portò nel cielo. Dopo ciò Gesù di propria mano incominciò ad inchiodarmi sopra quella croce. Mamma Regina mi assisteva. Gli angeli, San Giovanni, e San Giovanni porgevano i chiodi. Il mio dolce Gesù mostrava un tale contento, una gioia nel crocifiggermi, che solo per poter dare quel contento a Gesù, non solo avrei sofferto la croce, ma altre pene ancora. Ah, mi pareva che il cielo faceva nuova festa per me nel vedere il contento di Gesù. Molte anime del purgatorio furono liberate prendendo il volo per il cielo, e parecchi peccatori furono convertiti. Perché il divino mio sposo a tutti fece partecipe il bene delle mie sofferenze. Chi può dire poi i dolori intensi che provai nell'essere ben bene distesa sulla croce ed essermi trapassate le mani e i piedi con i chiodi? Ma specialmente i piedi, era tanta l'atrocità delle pene che non possono descriversi. Quando mi compirono di crocifiggermi, io mi sentivo che nuotavo sul mare delle pene e dei dolori, Mamma Regina disse a Gesù: Figlio mio, oggi è giorno di grazia, voglio che di tutto le partecipiate le vostre pene. Non ci resta altro che passate il cuore con l'arancia e le rinnovate la corona di spine.
Allora Gesù stesso prese la lancia e mi passò il cuore da parte a parte. E gli angeli presero una corona di spine ben folta e la diedero in mano alla Santissima Vergine. E lei stessa me la conficcò in testa. Che giorno memorando fu per me, di dolori sì, ma di contenti, di pene indicibili, ma di gioia ancora. Basta solo dire che era tanta la forza dei dolori che Gesù per tutto quel giorno non si mosse da me vicino, per sorreggere la mia natura che veniva meno alla vivacità delle pene. Quelle anime del purgatorio che erano volate al cielo scendevano unite con gli angeli, circondavano il mio letto, ricreandomi con i loro cantici e ringraziando affettuosamente che per le mie sofferenze le avevo liberate da quelle pene. Succedeva poi che passando 5-6 giorni di quelle pene intense, con mio grande rammarico, quelle pene si incominciavano a diminuirsi ed allora sollecitavo il mio diletto Gesù che di nuovo mi rinnovasse la crocifissione. E lui, quando presto e quando tardi, si compiaceva di trasportarmi nei luoghi santi e mi partecipava alle pene della sua dolorosa flagellazione. Ora la corona di spine, ora la flagellazione, ora portavo la croce al Calvario ed ora la crocifissione. Quando un mistero al giorno e quando tutto in un giorno, secondo che a lui piaceva. E questo mi riusciva con sommo dolore e sommo contento dell'anima mia. Ma allora mi riusciva amarissimo, quando si cambiava la scena ed invece di soffrire io, ero io spettatrice di veder soffrire l'amantissimo Gesù le pene della dolorosa passione. Ah, quante volte mi trovavo in mezzo ai giudei insieme con mamma Regina a vedere soffrire il mio diletto Gesù. Ah sì, è pur vero che riesce più facile soffrire per la persona stessa che veder soffrire la persona amata. Allora, questa meditazione e queste letture vanno prese, a mio modestissimo avviso, molto sul serio. E come diceva il buon San Francesco, non bisogna cominciare a raddolcirle, ad annacquarle o a edulcorarle. Lui diceva ad litteram sine glossa, quindi per quanto, almeno per quanto mi riguarda, possono essere molto forti, addirittura sconvolgenti alcuni particolari, e essi devono servire per noi non come fonte di possibili giudizi, ma che scherziamo, ma che cos'è sta roba? Ma ti pare che Gesù crocifigge lui, quindi con il martello e con i chiodi, una sua anima? Ma ti pare che la Madonna prende la corona di spine e gliela conficca in testa? Queste sono evidentissime obiezioni che potrebbero nascere in cuori poco illuminati dalla sapienza divina. Ecco, quindi la provocazione di questi due capitoli, di questa meditazione, non è certamente diretta a finalizzare pensieri di giudizio di questo tipo, ma è primo finalizzata a prendere atto, cioè rivedere bene queste cose e lasciarsi anche penetrare, forse sconvolgere salutarmente da certe cose. E poi lasciarsi provocare nel senso di meditarci sopra, cosa viene trasmesso da questi fatti. Ecco. In realtà, anche se qui ci sono delle descrizioni, ovviamente, come sempre, mistiche, cioè soprannaturali, la sostanza e il senso del messaggio ivi trasmesso è patrimonio ininterrotto di Santa Madre Chiesa dal giorno in cui nostro Signore Gesù Cristo per primo ha fatto la sua scuola della croce, ecco, dal Monte Calvario fino a oggi. E tutti i figli della Chiesa veri, non falsi e degni di questo nome hanno sempre, 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 sempre proclamato, annunciato, a volte cantato, ecco, l'importanza, la grandezza sublime della Santa Croce, non solo quella di Gesù, ma anche quella di cui Gesù rende partecipe i suoi figli. Alcuni istituti religiosi, per esempio, i carmelitani,
Se uno ci entra, in tutte le loro celle hanno appesa al muro una croce senza crocifisso, una croce nuda. Perché? Perché quella croce nuda deve ricordare al consacrato, alla consacrata, che Gesù ha già fatto quello che doveva fare, si è già stato sulla croce. Ma quella croce nuda aspetta noi. Siamo noi che dobbiamo dimostrare che sulla croce vogliamo starci, sulla croce che Dio ci dona, quanto tempo vuole che ci stiamo, fino a quando vuole che ci stiamo e come vuole che ci stiamo. E questo dobbiamo ricordarlo anche attraverso gesti sensibili. Per cui quel gesto. Gesù stesso, ecco, fa questa piccola lezione, breve ma eloquente. Se tu sapessi che bene contiene in sé la croce, come rende l'anima preziosa, che gemma di inestimabile valore acquista chi ha il bene di possedere le sofferenze. Basta dire che venendo sulla terra non scelsi le ricchezze e i piaceri, ma ebbi a care ed intime sorelle la croce, la povertà, le sofferenze e le ignominie. Ma questa è la vita di Gesù. La vita di Gesù è stata questa. Se uno prega con le ore della passione, ecco, l'impressione che ne ricava è fortissima, no? Quindi questo mare di pene infinite sembra interminabili. E Gesù, io ho sempre detto, forse altre volte, insomma, in una delle scene più commoventi, quando già crocifisso, ormai veramente non c'era più un centimetro quadrato di carne dove andare a aprire altre piaghe, quando in quelle circostanze, insomma, con tutta la drammaticità degli eventi che hanno preceduto, veramente di una violenza e di una crudezza inauditi, Gesù in quella condizione si rivolge al Padre e dice: più pene. Beh, insomma, chi si lascia provocare anche in questo caso rimane esterrefatto, no? Questo ci fa anche capire quanto la nostra volontà umana è radicata in noi, eh. Perché chi è amico della croce è amico della croce che vive di volontà divina. Questo possiamo, perché la volontà umana, come già spiegava benissimo San Luigi Maria Monfort nel suo grande bestseller, poco conosciuto purtroppo, Lettera agli amici della croce, che consiglio vivissimamente di leggere con estrema attenzione, lì dice chiaramente, cioè la nostra natura umana ripugna da questa cosa, capite? Cioè è programmata in questo modo, no? Quindi la sofferenza è sempre un male da evitare e da sfuggire, naturalmente e umanamente parlando. Per cui l'amicizia con la croce è proprio uno dei chiarissimi segnali di vita divina e soprannaturale che l'anima ha cominciato a fare. Il senso di queste cose è espresso chiarissimamente in questi due brani. Molte anime del purgatorio andavano in paradiso, quindi con un'opera di grandissima misericordia spirituale, perché quelle povere anime, siamo nel mese di novembre, stanno penando molto più di quanto ha penato Luisa con la crocifissione reale, ma molto di più, su questo possiamo starne certi, e dipendono dagli aiuti nostri. E gli uomini, come dice Gesù, sono talmente spensierati che non gliene importa proprio niente, voglia la Santa Madre Chiesa ogni anno a metterci un mese, non un giorno dei defunti, un mese. Però, ecco, per quei pochi che tra l'altro si lasciano coinvolgere, passa la scena del 2 di novembre, buonanotte, è finito. Io tante volte, quando celebro funerali, raccomando alle persone, dico: non abbandonate sto poretto, sta poretta, fategli celebrare un pochetto di messe. Perché guardate che la favola che vanno tutti in paradiso appena morti, che è favola tra l'altro pure d'origine satanica, tra l'altro, anche se sembra bella, ma è una favola con un retrogusto molto amaro, perché a forza di pensare che vanno tutti in paradiso appena morti si ingrossano le fine dell'inferno, questa è l'unica cosa che produce questo pensiero. E cerco di esortare le persone, dico: mi raccomando, perché insomma, generalmente le persone passano per una
molte volte lunga e dolorosa purificazione, certo, in diretta al funerale non uso mai questi termini per non mancare, insomma, alla carità verso le persone, verso il rispetto del loro dolore, eccetera, no? Però cerco di esortare ad avere questa misericordia verso le anime del purgatorio. Se uno pensa che Luisa ancora deve essere canonizzata, non è attendibile, basta che legga la biografia di Santa Margherita Maria Lacocque, quanti milioni di anime del purgatorio, insomma, le apparvero, liberate dalle sue veramente eroiche, indicibili penitenze e sofferenze a cui si sottoponeva appunto volontariamente per amore di Dio. Ecco, anime del purgatorio e conversione dei peccatori, questa meditazione riprende quella di ieri, cioè a noi questo discorso non ci vuole entrare dentro la testa, però è bene che ci entri. Io personalmente ci ho sofferto per tante cose, no? Perché anch'io sentivo quando ero più giovane, ne ho convertito anche. Giovane seminarista, ogni tanto mi comincia a sentire cose, dice, ma no, non bisogna soffrire, le sofferenze non servono a niente, noi non siamo masochisti, ha già sofferto tutto Gesù, ancora non basta, ce ne servono ancora. E io dicevo, ma sarà vero, sarà così, perché in effetti, beh, insomma, tutto quello che ha sofferto Gesù non basta ancora. Ecco, solo che succedeva questo piccolo problema, un problema come quello di oggi, che alcuni e chiamiamoli predicatori, non saprei come altro definirli, insomma, andavano cianciando, perché questo è il termine che bisogna usare, queste sciocchezze. Io poi ero con un giovanotto innamorato in luna di miele, che aveva conosciuto Gesù e che voleva, dice, chi me lo fa conoscere Gesù? Andiamo a vedere che cosa scrivono gli amici di Gesù, che sono i santi. E i santi dicevano tutto il contrario, la stessa cosa che abbiamo sentito oggi. Croci, 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 catapeta, perché sono in certe biografie dei santi, lo confesso a mia vergogna, insomma, perché ecco, uno c'ha quasi un po' di fastidio, dice, ma è possibile che non ci esiste altro oltre che a soffrire in questi modi indicibili? Ecco, cioè, uno ha questa reazione, bisogna dirlo, bisogna confessarlo anche a se stessi. Ecco, però anche lì vogliamo dare retta, io ho letto delle cose orribili. Proprio qualcuno ha scritto su Santa Margherita Maria Lacocque, qualcuno l'ha definita paranoica, psicopatica o robe di questo genere. Paranoica e psicopatica. Una a cui è apparso nostro Signore Gesù Cristo, che gli ha messo la testa sul cuore, l'ha fatta rimanere attaccata non so quante ore, 3-4 ore sul cuore, gli ha mostrato nella sua mano il suo cuore, gliel'ha fatto baciare, l'ha costituita, come dire, tramite per una rivelazione privata tra le più popolari nella Chiesa, tuttora perfettamente in auge e così salutare, cioè tu definisci quella pazza psicopatica? Io sinceramente non lo so, non mi sono mai sentito purtroppo, e speriamo che il Signore mi aiuti, molto umile, no? Ma non lo so, io una tracotanza, un'arroganza ad andare a dire una cosa del genere, ma non me la prenderei mai, quantomeno per rispetto verso una persona che riconosco molto superiore a me, che non sono manco degna di nominarla io, Santa Margherita Maria Lacocque. E tu gli vai a dire che quella è pazza psicopatica? Ma pazzo psicopatico sei tu, che vai appresso alla tua volontà umana e che ci picchia. Noi in tutte le nostre chiese c'è cioè il crocifisso, sull'altare dove si celebra la messa, anche se non sempre ce lo mettono oggi, ci cioè deve essere crocifisso, perché la messa è la rinnovazione del sacrificio della croce. Il mondo campa per la messa. E Gesù l'ha spiegato ieri a lui, non so se ieri o in qualche altro scritto che sto leggendo, dice, perché la croce è a te? Perché io adesso sto in cielo, saluto la destra del Padre, Gesù non può soffrire più adesso. Ma c'è bisogno di chi prolunghi la sua passione per la distribuzione, l'abbiamo visto ieri, delle grazie di conversione e perché le anime possano andarsene in paradiso, perché soddisfino la divina giustizia attraverso le pene dovute per i peccati. Pene dovute dei peccati che non sono altro che la creazione operata dal peccato, la creazione di male, ecco, che poi deve essere distrutta attraverso il male.
offerto per amore. Questo è. Ma questa è la quintessenza della predicazione cristiana. Se noi usciamo da questo discorso, siamo fuori, siamo, eh. L'ho detto altre volte, nella festa della saltazione della croce di quest'anno, il Papa stesso ha fatto un bell'intervento sulla croce senza Cristo, e Cristo senza la croce, però anche, dicendo che Cristo senza la croce non esiste. Ma se non esiste Cristo senza la croce, non esiste manco un cristiano senza la croce. Non esiste se non nella fantasia di qualche alteratore, bisogna pure a volte pensare neanche troppo incosciente, o se lo fosse non dovrebbe esserlo, perché chi si mette a scrivere dovrebbe sapere quello di cui scrive, è della verità, alteratore della verità. Non si può. Quindi queste scene che abbiamo visto. Addirittura la Madonna, dopo che gli trovano la croce adatta, quindi inchiodate mani e piedi da Gesù, con i chiodi passati dagli angeli e da San Giovanni Evangelista, questo è quello che ha visto, la Madonna dice, beh, dai, oggi è una grande festa, era l'esaltazione della croce, diamogli tutto, ecco, ci manca una corona di spine e il colpo di lancia. Bene, Gesù prende una lancia, bisogna immaginare questa scena. Gesù con la lancia in mano che prende, gli sfonda il costato, tra il quinto e il sesto spazio intercostale, mi pare che fosse quello della sindone, e gli dà una lanciata tale da trapassargli il cuore da parte a parte. Bisogna lasciarsi provocare da questa scena. E la Madonna che prende la corona di spine portata dagli angeli gliela conficca in testa. Cioè la Madonna buona com'è, e lo è, che seguendo il suo cuore pieno di amore, di bontà e di misericordia, se lei tra virgolette potesse, e non nel senso di possibilità, no, potesse nel senso che questa fosse la volontà di Dio, ma non vorrebbe che neanche, come so, la puntura di mezzo spillo, ecco, affliggesse uno dei suoi figli. Eppure gli ha conficcato tutta corona di spine in testa. Quindi queste sono scene che devono provocarci e devono anche farci un pochino vergognare se nella nostra vita il senso della croce sta a zero o quasi. Amore alla croce sta a zero o quasi. E se fosse così dobbiamo metterci a pregare, dobbiamo chiederlo a Gesù, eh? L'amore alla sofferenza alla croce, il dono di, come abbiamo visto la meditazione di ieri, di piangere sui propri peccati, di piangere sui peccati degli altri, che tanto affliggono e tormentano i cuori di Gesù e di Maria. Diletta mia, nella croce ci sono tutti i trionfi, tutte le vittorie ed i più grandi acquisti. Questo è quello che dice Gesù. Ricordiamo che il mondo circola sempre a rovescio. Forse è bene chiudere questa non lunga meditazione, ma è stato molto eloquente quello che abbiamo ascoltato. E che San Pietro si è fatto crocifiggere la testa sotto, al contrario, nel Circo Vaticano. Perché? Perché voleva vedere il mondo come lo vedono gli uomini, cioè esattamente al rovescio. E se vogliamo diventare veramente belli, dobbiamo sapere che la croce sarà quella che ci darà tutte le bellezze, dalle piccole croci, come può essere una piccola contrarietà, un piccolo imprevisto, un piccolo doloretto a qualche ossa, una piccola risposta sgarbata, e durante la giornata, sapete, alle grandi croci, la persecuzione, la diffamazione. La calunnia, una malattia molto grave, perché chiamato il martirio, ecco, la perdita di qualche persona cara, ecco.
la perdita del lavoro, non lo so, no? Sono tutte cose che se il Signore dà la grazia di poterle dà perché i suoi figli, usciti un tempo bellissimo dalle sue mani, ma purtroppo immediatamente deturpati, recuperi una bellezza antica. Se vuoi essere bello, la croce ti darà gli lineamenti più belli che si possano trovare nel cielo e nella terra, tanto da innamorare Dio che contiene in sé tutte le bellezze, somministrandoti da tutti, dai centesimi più piccoli, quali sono le piccole croci, alle somme più grandi, quali sono le grandi croci. Come sempre, dinanzi a queste cose, la prima cosa da fare è, se vogliamo, un atto di fede, cioè io prendo atto che le cose stanno così, ci credo e comincio a chiedere a Gesù l'amicizia della croce e cambio registro. Quindi, dinanzi a qualunque forma, anche minimale, di sofferenza, so riconoscere la mano di Gesù, che non diversamente, anche se ad altri livelli, da quello che fece con Luisa, chiede un piccolo aiuto per qualcosa che lui sa. Non importa che a noi ci venga reso noto, così come è stata Luisa, questo non è certo, anzi, meglio, più meritorio se si cammina nel buio, nella conoscenza oscura della pura e nuda fede, come diceva San Giovanni della Croce. L'importante è che scegliamo di abbracciarla e di dare il nostro piccolo contributo. Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Bene, o Divina Maria, ti chiediamo, tu che conosci bene le ricchezze della croce, che ti abbiamo visto compiere questo gesto apparentemente atipico, anomalo, inusuale per te e per la tua dolcezza, tu sai le ricchezze e i tesori che contengono le croci. Tu sai che per entrare nella logica della croce, la nostra volontà umana deve completamente scomparire per lasciare il posto a come Dio vede le cose. E come ce le ha mostrate, le rivelate nella vita prima che nelle parole di nostro Signore Gesù Cristo. Voglia la tua bontà intercedere per noi perché possiamo essere liberati dal volere umano, come dice uno splendido canto, e poter entrare con gioia nel regno della divina volontà, le cui porte, come abbiamo ascoltato, sono, come sono sempre state, solo le croci. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Vi benedico per aiutarvi, vi benedico per difendervi, vi benedico per perdonarvi, vi benedico per liberarvi da ogni male, vi benedico per consolarvi, vi benedico per farvi santi, vi benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, Figlio dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.